Sindaco, grazie per l'intervista a lei, agli assessori. Il cinepanettone a Grotta Ferrata continua e io da quello che ho letto c'è chi si schiera, diciamo, a favore dei dipendenti, giustamente, insomma siamo un po' tutti concordi su questo, e c'è chi invece batte forte sul fatto che i debiti, le tasse vanno pagate, altrimenti è l'inizio del caos. Dunque, noi ci eravamo lasciati che c'era stato un sequestro, poi nelle ore, nei minuti successivi è cambiato tutto. A che punto siamo? A che punto siamo, come dicevamo già 7 giorni fa? Siamo al punto che, come giustamente lei ricordava, mentre noi stavamo rilasciando quell'intervista video, contestualmente arrivava al Comune la comunicazione dell'avvenuto di sequestro. Ricordiamo un attimo per ricostruire velocemente gli episodi che il 2 di dicembre il giudice aveva convalidato, la Procura aveva convalidato il provvedimento di sequestro. Il giorno 3 la controparte ha inoltrato legittimamente, perché comunque fa parte delle attività giustamente ritenute da proporre nell'ambito di quelle che sono le tutele di una parte da difendere, un'istanza di sequestro. Il giorno 4, proprio mentre noi eravamo lì, come dicevo, a fare questa intervista, è arrivata la comunicazione di sequestro. Evidentemente la Procura, che prima aveva convalidato il sequestro, 48 ore dopo ha ritenuto di rivedere quel provvedimento, ma questo a noi interessa relativamente, perché poi quando si entra in ambito di attività che riguardano un po' la cosiddetta polizia giudiziaria, è meglio lasciare poi le cose come è giusto che sia alle aule dei tribunali e far sì che seguano il loro corso. Ma indipendentemente da tutto questo, di sequestro o meno, quello che a noi premeva oggi, che preme a noi oggi evidenziare, è il fatto che tutto quello che è avvenuto a seguire, e quindi a partire da quel giorno stesso, il 4, quando noi ci siamo visti, e il giorno 5 e giorni seguenti, non è altro che la conseguenza di quanto era iniziato già il 27 e 28 novembre. Quindi non c'è stato un nesso tra quello tra il dissequestro e i successivi provvedimenti. E quando parlo di successivi provvedimenti intendo la decadenza dell'autorizzazione di suolo pubblico, la decadenza della licenza commerciale e l'ordinanza di demolizione e di ripristino per quanto sono le opere ritenute abusive. Quindi questi tre provvedimenti che sono intervenuti dopo e che hanno dato la stura, così ho consentito anche a, diciamo, articoli giornalistici sempre molto fantasiosi e molto, come dire, legati ai si dice, sembra che qualcuno mormora che, Eh beh, senza mai. si è parlato di accanimento. Sì, si è parlato di accanimento Qualcuno. anche di altre situazioni che adesso io preferisco non commentare, però ci tenevamo, insieme agli assessori Paolucci e l'assessore Consoli, a chiarire un pochino anche questi altri passaggi, perché è giusto per chiarezza di informazione, anche con quello che abbiamo detto la settimana scorsa, che si sappia bene quello che sta accadendo. Sempre nello spirito di essere disponibili tutti, non solo noi ma anche altri eventualmente titolari dell'amministrazione, a un confronto, a un, come dire, colloquio con chi desiderasse porci delle domande, come giustamente, e di questo la ringraziamo, fa Angelo Cristofanelli su questa specifica vicenda. Perché vede, noi notiamo sui giornali tutta una serie, continuano a uscire notizie, ipotesi e quant'altro, ripeto, tutto legittimo, tutto lecito, che però di fatto non vengono mai. Non partono mai da una richiesta di informazioni, ancorché si voglia o meno farlo, dall'amministrazione, che forse qualcosina, avendo, come dire, in mano il pallino, purtroppo dal punto di vista amministrativo, saprà o comunque potrà argomentare, come faremo o tenteremo di fare noi adesso, quelli che sono i motivi che hanno portato a questa situazione. Dicevo, giorno 4 avvenuto il sequestro del locale, a seguire i provvedimenti che già erano, come dire, in nuce, in viaggio, in itinere rispetto alla settimana prima. E quindi la decadenza della cosa, la decadenza della licenza commerciale e l'ordinanza di ripristino dei luoghi dopo aver abbattuto ciò che è l'abusivismo edilizio da noi rilevato. Tutto questo quindi in linea esattamente con quella che è la normativa, e senza voler, come dire, offendere nessuno, senza voler vessare o senza accanirsi verso chi che sia. Tutto qua. Quindi non c'è accanimento, è una conseguenza logica di quello che è avvenuto. Ma un sindaco potrebbe a questo punto fermarsi? Non può fermarsi, perché come dicevo prima C'è la norma è sempre. cogente, nel senso non è che io posso dire se la norma va applicata o meno, io posso cercare in tutti i modi di applicare la norma senza creare, come dire, senza alzare clamori o confusioni, o soprattutto senza accanirci verso nessuno. Ma se la norma prevede che io debbo rivocare
l'occupazione del suolo pubblico e purtroppo far decadere anche la licenza e emettere un'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, evidentemente sono tenuto a farlo, perché se non lo faccio va da sé che poi chi è inadempiente non è più la controparte, ma siamo noi.